musica italiana sotto shock dopo l'annuncio di Emma Marrone. Mi devo fermare per motivi di salute, ha scritto sul suo profilo Instagram la cantante che dopo il film girato con Gabriel Muzio e il nuovo singolo con Vasco Rossi sembrava stesse vivendo un momento d'oro. Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. La cantante salentina in passato ha dovuto affrontare un tumore. Emma Marrone scrive su Instagram: per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di Chiocciola Radio Italia, che ringrazio per l'immediata comprensione. Inutile dirvi, ha proseguito la cantante, l'immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi. Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima. Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e stai sereni davvero, ha spiegato l'artista, che dovrà rinunciare anche a salire sul palco lunedì per un concerto a Malta. Vi prometto che tornerò più forte di prima. Ci sono troppe cose belle da vivere insieme, il messaggio con cui Emma ha salutato i fan. La cantante ha avuto un tumore all'utero e alle ovaie. Intorno a me si è sgretolato tutto, la mia rabbia mi ha salvata, ha raccontato Emma in un'intervista. Ho visto i miei genitori sgretolarsi davanti a questa notizia, li ho visti invecchiare d'un colpo, ma ho avuto la forza di staccarmi da tutto quanto e di reagire nei confronti della malattia con una rabbia e una violenza incredibili. Tanti i messaggi arrivati per sostenere la cantante salentina, tra questi anche quello dell'amico Paolo Stella, attore e scrittore lanciato da amici. Non è facile essere amico di Emma. Non è per niente facile, perché lei ti prende la vita e te la sbatte in faccia, così come, nella sua perfettibile durezza, con tutta la sua straripante potenza. Non è facile perché Emma ti chiama a mezzanotte, ti dice vieni a casa mia, ti tiene incollato a una sedia fino alle 3 di mattina e ti dice tutto quello che pensa, senza sconti, senza filtri, senza alcuna convenzione. Poi conclude con un sorriso: sei mio fratello, ti devo dire tutto quello che penso, e se ne va a dormire in camera sua. Tu rimani lì, un po' frastornato, con mille domande e un'unica certezza: hai appena fatto un passo in più dentro di te. Punto e ancora, non è facile essere amico di Emma perché la vita non è facile, non è facile viverla pienamente. Se non fossi amico di Emma la vita sarebbe forse più facile, ma infinitamente più inutile. Sei una guerriera che insegna agli altri a combattere sempre. Senza raccontarlo. Facendolo ogni giorno. Sei un pezzo grande del mio cuore. E ti voglio bene. Anche se canto meglio di te.
PS il fatto che nella nostra casa nuova la tua parte sia stata finita molto prima della mia, ha aperto una ferita che sarà molto duro rimarginare. Detto questo, nel frattempo vengo a vivere sul tuo divano. No, non hai alternative.